Le avventure dei pigiamas dall'oculista. Oh, finalmente posso guardarmi un po' di televisione. Certo che si vede proprio male oggi, è tutto sfocato. Ecco, lo sapevo, si stava rompendo il televisore. Vabbè, ho capito, per oggi niente TV, si vede troppo male. Ehi, ciao, Jacko! Per caso qualcosa non va? No, no, tutto bene, Gatboy. Credo solo che si stia rompendo la televisione. Le immagini erano tutte sfocate, mi sa che bisognerà farla aggiustare. Che strano, io l'ho guardata qualche ora fa e funzionava. Bah, vabbè, comunque dopo andrò a controllare. Qui non c'è, qui nemmeno, ma chissà dove l'avrò messo, non riesco più a trovarlo. Jacko, hai perso qualcosa? Cosa stai cercando? Sì, gufetta, sto cercando il mio iPad, non riesco a trovarlo da nessuna parte. Ma sì, Jacko, l'avevo visto poco fa in salotto. Eccolo, guarda, è laggiù sul tavolino, vicino alla televisione. Ma ne sei sicura, gufetta? Io laggiù, sul tavolino, non vedo proprio un bel niente. Vabbè, ho capito, aspetta, te lo vado a prendere io. Ah, grazie mille, gufetta, erano giorni che lo cercavo. Ehi, Gatboy, senti, ma hai notato anche tu che Jacko ha qualcosa di strano in questi giorni? Sì, gufetta, ho notato anch'io la stessa cosa. L'altro giorno ha iniziato a dire che il televisore non funzionava e che non si vedevano le immagini. E invece funziona benissimo. Già, questa mattina invece continuava a cercare da tutte le parti il suo iPad. E anche quando gli ho detto che era sul tavolino in salotto, lui continuava a dire che non lo vedeva. Ma forse allora ho capito, gufetta. Jacko ha un problema a vedere le cose da lontano. Sì, sicuramente è questo il problema. Deve essergli calata un po' la vista. Dobbiamo parlarne con lui e dirgli di andare a fare una visita dall'oculista. È la soluzione migliore. Ah, che bello. Quasi quasi oggi vado fuori a farmi una bella passeggiata. Ehi, Jacko, stai attento che per terra c'è uno... Ah! Straccio. Ehi, ragazzi, cosa c'è? Perché volevate parlarmi? Beh, ecco, Jacko, io e Gatboy abbiamo notato che da qualche giorno hai qualcosa che non va. Ma cosa dite? Io mi sento in gran forma, invece. Beh, vedi, abbiamo notato che hai qualche problema a vedere le cose da lontano e quindi, beh, stavamo pensando di consigliarti di fare una visita oculistica. Una visita oculistica? Ma cosa state dicendo? Ma io non ci penso proprio. Io ci vedo benissimo. Ma dai, Jacko, non avrei mica paura di andare dall'oculista. Ti farà solo leggere qualche lettera da lontano. E se è tutto a posto come dici tu, beh, non succederà nulla. Uffa, e va bene, ma lo faccio solo per fare un favore a voi. Tanto lo so che i miei occhi sono perfetti. Oh, eccomi, finalmente sono arrivato dall'oculista. Certo che questo posto non è che mi piaccia poi così tanto. Vabbè, aspetterò qui buono buono che mi vengono a chiamare. Prego, può entrare il prossimo paziente. Ah sì, dottoressa, sono io, eccomi, arrivo. Ecco, si metta pure seduto su quella sedia che iniziamo subito la visita. Allora, Jacko, adesso mi deve dire qual è la prima lettera che vede lassù in alto. E quella è la lettera E. Oh, bene, perfetto. E le due lettere subito sotto, che lettere sono? La F e la P. Oh, benissimo. Allora, scendiamo un po' più sotto. Nella quinta riga, che lettere legge? Beh, ecco, nella quinta riga forse non saprei. E la R e la B? No, direi che non ci siamo. E proviamo a scendere alla riga un po' più sotto. Che cosa legge, Jacko? Ma non saprei, mi sembra una riga tutta nera, giusto? No, Jacko, mi sa che qui non ci siamo. Bene, la visita è finita, può scendere dalla poltrona, che adesso le spiego. Allora, dottoressa, che mi dice? Ci vedo benissimo, vero? Beh, non proprio, Jacko. Penso che abbia qualche problemino a vederci da lontano. Ma non si preoccupi, non è nulla di grave. Le basterà d'ora in poi portare sempre questi occhiali. Che cosa, dottoressa? Gli occhiali? Ma non ci penso proprio, a me non servono gli occhiali, io ci vedo benissimo.
Su, non faccia storie. Li indossi e vedrà che non le daranno nessun fastidio. Beh, in effetti è vero, sono molto comodi. E poi... Oh mamma, ma come vedo tutto grande! Ma quante cose che ci sono qui intorno che prima non vedevo! Ha visto, Jacko? Vedrà che adesso con gli occhiali non avrà più nessunissimo problema. Può tornare a casa tranquillo. Ehi, ciao amici, sono tornato! Ehi, ciao Jacko! Allora, raccontaci com'è andata la visita dall'oculista. Benissimo ragazzi, guardate un po' qua che fantastici occhiali che mi ha regalato l'oculista. Con questi vedo veramente di tutto. Questi occhiali sono super potenti, riesco a vedere anche lontanissimo. Siamo proprio contenti, Jacko. Hai visto che non era così male andare dall'oculista? Già, e mi sa che non c'è neanche più bisogno di far riparare la televisione.